La tua squadra preferita nel basket? Maschile la Melfana, Siena. Sarà Fele, anche se non so se esiste ancora, però sarà Fele. Ci avrei scommesso. Atleta o squadra preferita in genere nello sport? Un atleta che stimo molto è Nadal, il tennista. Io rimango sullo stesso sport, Schiavone. Mi piace la tua carica. Torniamo al basket, un sogno, il sogno cestistico nel cassetto. Per me, diciamo che la massima gratificazione per un atleta è vestire la maglia azzurra, quindi personalmente sarebbe riuscire ad arrivare il più in alto possibile con la nazionale. Bene, io vorrei che alla fine, quando Rollo Serpenti mi lascerà volare nelle mani di altri allenatori, di altre squadre, che sia fiero di me, di quello che sono riuscita a diventare. Insomma. Il personaggio storico che a me di più? Martin Luther King. Poetessa, Sappho. Che talento. Andiamo avanti, film preferito? Sono tanti, ma il gladiatore, diciamo. The Blind Side. Cantante preferito? Elisa. Pink e anche Jeff Buckley. A parte lì, ovviamente, nelle trasferte. A parte Spantini e Gentilmini. Esattamente, rigorosamente in playback. Attore preferito? Denzel Washington. O attrice, ovviamente. Grazie, perché Angelina Jolie. O io ogni tanto. La prossima domanda era il vostro addetto stampa preferito, ma siccome non ho. No, ma siccome ragazzi non ho soldi da darvi, mi riaggancio a quanto visto poco fa con la nostra Ilaria Locchi, bellissima nella nuova, con la nuova pettinatura, quindi vi chiedo la team manager preferita della serie. Ciao Ivi, ti salutiamo. Dopo la piazza di prima veramente è di un altro livello. Andiamo avanti. Viaggio che vorresti fare? Coast to coast in America. Giappone e Asia. Pensavo coast to coast sul parquet, sai. In TV cosa guardi? Poco e niente, telegiornali, Grey's Anatomy. E Grey's Anatomy, prego. Forte. Documentari in generale, guardo un po' di più, sai, per rimanere un po' informata. Torniamo nel capitolo dei sogni. Il sogno, il cassetto in genere, cioè quello che vi viene pensato dovendo scegliere un sogno da realizzare. Per me, a parte avere diciamo, una massima soddisfazione della pallacanestro, è avere una famiglia, costruire una famiglia, laurearmi innanzitutto. Costruire una famiglia e avere dei bambini e poi felice. Amen. Ma non ne hai, andiamo avanti. Sogno nel cassetto, precisamente adesso non ce l'ho, però magari fare il giro del mondo è una cosa che mi affascina tantissimo. I vostri hobby? Allora, shopping, girare il mondo, shopping, girare il mondo e shopping. Conoscenti, hai lasciato lo shopping, dai Sami. I miei hobby sono, lavoro un po' sui video, sai, computer, queste cose così, mi diverto a suonare la chitarra e poi ci gioco, non è che ci riesco. Sì, non ci riesco. E mi diverto con il mio cagnolino, Birra. Che fra l'altro non so se avrete sentito, è la vera guest star di questa puntata. Andiamo avanti, piatto preferito? Allora, le patatine fritte della mia concubina, non posso non nominarle, e la pasta papa della mia mamma. Ciao! E melanzana alla parmigiana, buonissima. Io volevo anche segnalare a tutti che la pasta accuppata con l'ara avanti, giusto? Certo. Accuppata è visualizzabile a pagina 777 di Televideo o 888 di Media Video, se qualcuno ha un paio di ore da perdere per questa prelibatezza, lo può trovare lì. Oppure chiama Mamma Fabia in diretta. Il sito web che frequentate di più? Ovviamente il sito di Fertile. Un caffè per te, prego. Per me nessun caffè, Rolling Stone Magazine. La parolaccia, se si può dire perché non abbiamo bip, che in campo
vi esce più frequentemente? Non si può dire, hai detto tu, quindi diciamo porca miseria. Mannaggia. Ops. Punti di punti. La Supercoppa è? Un campionato. Un obiettivo raggiungibile. Questa è un po' trabocchetto, attenzione. La data nella quale la Lomantic Umberti vincerà la prima gara ufficiale di questa stagione. Lo so, no, io. Il 9 ottobre. Mi avete fregato perché pensavo fosse il 15. Innanzitutto salutiamo Birra che ha voluto fare la sua comparsa in questa video intervista. Io chiuderei con un saluto, il solito saluto, fra virgolette, promessa ai nostri tifosi, che sicuramente saranno tantissimi a cliccare questo spazio. Prego. Speriamo siano tantissimi, perché noi vogliamo vincere anche questo campo. E noi speriamo di trovare più numerosi possibili al palazzetto, perché poche società possono permettersi un tifo bello, caloroso, caldo come il nostro, che ci sia quanto in trasferta, e speriamo di farvi divertire, di divertirci insieme, sì, e anche lui. Sì, no. Anche lui. Sì. Come special notizia, abbiamo un cagnolino. Però ci fanno tanti geek. Ma li faranno sicuramente, io spero che voi vi siate divertite come mi sono divertito io e come si è divertito il nostro bel cagnolino Birra. Non mi resta altro che ringraziarvi e salutare tutte le persone che hanno avuto e avranno la bontà di guardare questo spazio. Io rimando i nostri affezionati utenti alle prossime puntate su Piazza Channel. Ciao! Ciao! Aspetta! Saluto tanto Davide Giacchè, anche Birra, saluta Davide. Ciao. Ok, ciao Davide, ciao a tutti!